Se le quattro fazioni sono pronte a darsi battaglia, i circa 150 rievocatori, in maggior parte romani, ma anche greci e celti, non sono da meno. La città della fortuna sta per trasformarsi nell'antica Fanum Fortune, grazie al grande lavoro che i tanti professionisti del mondo delle rievocazioni stanno preparando da tempo. Oltre ai gruppi storici territoriali, come Colonia Iulia Fanestris e Simmachia Ellenon, saranno presenti rievocatori provenienti da tutta Italia, vere e proprie autorità del settore. La parte dei greci, curata dalla nostrana Simmachia Ellenon, metterà in scena anche i cartaginesi e gli antichi macedoni di Alessandro il Grande, mentre i celti saranno rievocati dal clan Torc na Moire di Ancona. I gruppi storici assedieranno il centro città a partire dalla zona Pincio, dove, oltre alla grande arena di sabbia, sede della maggior parte delle dispute, giochi, sfilati e della corsa delle bighe, verranno allestiti accampamenti dove si potrà ammirare uno spaccato di vita quotidiana della Fano dell'epoca. Fanesi e turisti, passeggiando nella zona, potranno imbattersi nelle Olimpiadi sportive e cimentarsi nel tiro con l'arco o nel lancio del giavellotto, oppure potranno assistere a spettacoli teatrali a fianco dei patrizi. Sempre nell'area del Pincio, nei pressi dell'Arco d'Augusto, verrà allestito il Macellum, mercato romano dove i rievocatori interpreteranno sia i venditori che gli acquirenti, con una suggestiva compravendita di schiavi. Proseguendo all'interno di quello che sarà un vero e proprio percorso, i visitatori si immergeranno nella Fano di 2000 anni fa e potranno assistere a spettacoli e animazioni create all'interno di un'antica domus romana, ammirare gli artigiani fabbricatori di terracotta, di calighe, di gioielli e imparare l'agrimensura, ossia l'antica tecnica per la realizzazione delle strade romane, vicino al museo della Via Flaminia. Lungo il percorso ci sarà uno spazio dedicato anche alla vita militare, che attraverso delle tappe giornaliere ripercorrerà l'evoluzione delle armi e degli stessi soldati, passando dal periodo arcaico, repubblicano e imperiale, con tanto di scontri tra gladiatori sotto l'Arco d'Augusto. Proseguendo sull'omonima via, ci si imbatterà in un mercatino a tema, dove sarà possibile acquistare delle copie fedeli di oggetti dell'antica Roma. Non solo zona Pincio, ma tutto il centro storico verrà allestito da diversi accampamenti, a partire da Giardini Amiani fino alla Porta della Mandria e ancora di fronte al Caffè Centrale e nei Giardini Leopardi. Passeggiando per le vie della città si incontreranno le ronde e sarà possibile imbattersi in scontri tra romani e greci, in magistrati scortati dai vigiles e in ritualità civili del tempo. I rievocatori, durante le loro esibizioni, daranno il via a laboratori didattici itineranti, spiegando nel dettaglio le proprie azioni e unendo così le spettacolari scenografie ad una parte storico-culturale davvero interessante.